Alexander Fleming, lo scopritore della penicillina, era molto seccato perché sui vetrini di coltura dove faceva crescere colonie di microbi ogni tanto si formavano delle muffe. Per di più, dove crescevano le muffe, le colonie di batteri morivano, con la conseguenza che le sue ricerche erano rallentate. Se Fleming avesse avuto un atteggiamento normale, si sarebbe limitato a studiare il modo di eliminare le muffe. Invece Fleming si pose una domanda che altri ricercatori non si erano mai posti. Perché le muffe fanno morire i germi? Sembrava la domanda più semplice, più ovvia, mentre invece era la più difficile, perché era in contrasto con l'atteggiamento sbrigativo del ricercatore, eliminare le muffe per far crescere le colture. Ma una volta straniatosi dalla sua impostazione mentale, Fleming poteva domandarsi se la sostanza contenuta nelle muffe e che uccideva i germi sul vetrino avrebbe potuto ucciderli anche nel corpo. Fleming dava così la testimonianza diretta del fatto che quasi tutte le grandi scoperte derivano dalla capacità di osservare le cose con occhio nuovo. Una capacità questa che sembra non appartenere alla maggioranza dei fisici accademici, incapaci di avere la percezione reale del campo di applicazione della fisica quantistica. Tanto che spesso l'importanza di una scoperta viene colta da chi non è del mestiere e ha la mente più aperta e libera da aspettative e concetti preconfezionati provenienti da anni e anni di studio. Con mente scevra da schemi precostituiti, partiamo dal paradigma quantistico secondo cui non esiste alcun oggetto al mondo da considerarsi isolabile. Gli eventi del mondo sono tutti collegati tra loro. Non è casuale che nello stesso periodo, anche in settori diversi della società, avvengano cambiamenti importanti. Esiste una risonanza negli esseri umani tali per cui gli occhi si aprono tutti insieme, anche su campi differenti. È l'effetto cosiddetto della centesima scimmia. Il paradigma galileiano-newtoniano si basa fondamentalmente sulla riproducibilità dell'esperimento, partendo dal presupposto che si concepisca la natura come un insieme di corpi isolabili, interagenti tra loro soltanto dall'esterno, grazie allo scambio di energia. La qualcosa, tuttavia, non è applicabile all'essere umano. Gli esperimenti che lo riguardano non sono riproducibili due volte. Ogni volta il risultato sarà differente. Il postulato della fisica classica, ci dice il grande fisico Emilio Del Giudice, si basa sul concetto che tutto è matematico, schematizzabile, fisso e costante. Ma non è così. Il paradigma classico mostra la corda quando entra in contrasto non solo con i fatti sperimentali, ma anche al suo interno. E ciò avviene quando la meccanica classica e la termodinamica classica entrano in contraddizione tra loro. L'affermazione che la natura fisica intesa alla stregua di un insieme di atomi legati da forze è falsa. Ci deve essere qualcos'altro. E questo qualcosa, non localizzabile, si è convenuto chiamarlo vuoto quantistico. Un vuoto non vuoto è qualcosa, non è nulla. È un oggetto suscettibile di oscillazione e non coincide con lo spazio vuoto, perché è una struttura anteriore allo spazio-tempo. Il vuoto è una struttura dalla quale poi emergerà lo spazio-tempo. È un oggetto astrattamente capace di interagire con vari oggetti. Quindi, nella concezione quantistica, nessun corpo non è mai isolabile, perché se è vero che può isolarsi da altri oggetti, non può isolarsi dal vuoto. Grazie all'interazione degli oggetti con il vuoto, il corpo acquista una sua fluttuabilità intrinseca, cioè oscilla. Non è vero che la natura abbia orrore del vuoto, afferma Del Giudice. È vero piuttosto che ha orrore della quiete. Nessun oggetto fisico al mondo, incluso il vuoto stesso, è libero di non oscillare. Di conseguenza possiamo avere vari oggetti che oscillano in fase tra loro, oppure possono esercitare delle forze tra di loro e interrompere così l'oscillazione in fase. Ciò vuol dire che è possibile avere forze esterne, ma anche un moto interno all'oggetto, una forza interna collegata alla fase e alla risonanza con una differenza. Mentre il mondo della forza richiede lo spazio-tempo, il mondo della fase è fuori dello spazio-tempo. Una relazione di fase si può propagare a velocità infinita.
Una relazione di fase può connettere tra di loro oggetti distanti nello spazio e nel tempo. Un rapporto di risonanza potrebbe, per esempio, essere un rapporto telepatico. Se io sono in rapporto telepatico con una persona anche distante migliaia di anni luce, la trasmissione della risonanza, ossia del pensiero, avverrebbe istantaneamente. Questo viola il principio di causalità. Il principio però non si applica alla fase, si applica solo alla forza. L'energia e la materia seguono il principio di causalità, quindi non si può avere un effetto prima che una causa sia presente, ma si può avere un rapporto risonante con qualcosa che avvenga in qualsiasi punto dello spazio-tempo, quindi anche del passato o lontanissimo nello spazio. Un'altra meraviglia del paradigma quantistico.